salve a tutti, la Sora Veroli è stata la mia prima gara lunga, una gara bellissima che porto nel cuore, è stato tutto fantastico a partire dalla cena del giorno prima tutti insieme, al percorso, alla fatica, al paesaggio, all'organizzazione, al ristoro finale, tutto bellissimo, attenzione però all'ultimo ristoro. Le cantine aperte, giusto? Penultimo. Le cantine aperte ti boicottano perché sono lì che si beve, si mangia, c'è la musica e quindi, come è successo alla mia compagna di avventura Oriana, che la saluto, ciao tesoro, ci siamo dimenticate i bastoncini, quindi siamo partiti allegramente per poi tornare indietro. Attenzione alle cantine aperte. Ci vediamo alla prossima edizione che arriva a brevissimo e ciao a tutti! Facciamo il cartonato di Pietro. Vai, entra. Stai andando in albergo? Stai andando in albergo? Già ci siamo sistemati. Comunque l'amico tuo, guarda, sta preso l'appartamento proprio qua sopra, l'ha preso bene, è proprio strategico. Fatevi una foto poi là con la cornice prima. È perfetta. Dai dietro, tu sei il numero uno, affacciati però, fatti vedere. Affacciati. Fai 100 metri, l'altro sta quell'altro, stiamo là. Ti ho mandato la cartina. No, c'è classe, grazie. Grazie mille. È dura questa gara, molti l'hanno snobbato. Vanno al Baldambra trail che è una passeggiata, ma certo. Ragazzi qua dovete venire se volete rompervi il culo, scusate il termine. No, tu devi essere la prima. Ragionamento quando lui ha fatto la 108. Siete? Sì! Potete parlare? Un saluto Marco. Grande, sono contento. Piano piano, abbiamo preso piano. Al limite dormiamo, non fa stasera. Al limite dormiamo. 4, 3, 2, 1, 6. Vi racconto la mia maratona degli Ernici, nonché la Sora Veroli. È una gara bellissima, un bel viaggio diciamo organizzato in maniera impeccabile fin dalla sera prima, dove con i miei amici Vincenzo, Giuseppe e Alessandro siamo arrivati a Veroli, dove ci hanno offerto una buonissima cena. La gara è stato un viaggio fantastico, dalla mattina presto che ci siamo alzati, siamo andati a Veroli, dove con il pullman siamo arrivati a Sora. Partenza di notte, quindi molto bella, con queste luci, tutti con le luci delle lampade, dove aspettavamo l'alba, e è stata una cosa veramente bella bella. Gara tosta veramente, che la consiglio a tutti però di fare, perché veramente i posti sono fantastici. Ad un certo punto mi ricordo questi ristori favolosi, specialmente al 35esimo, dove quasi quasi mi volevo fermare, perché mi aspettava il mio amico Fabio Senzini, che non la faceva la gara, stava lì a aspettarmi, che poi purtroppo non c'era perché ha dovuto soccorrere il mio amico Ludovico, che ad una certa gli è uscita la spalla appena caduta. Sono stato insieme gli ultimi 10 km, ho conosciuto Patrizio e Massimiliano dell'Ernica, e siamo diventati anche amici. Gli ultimi 10 km l'abbiamo fatti insieme, poi un pranzo all'arrivo formidabile, grande, con la ciliegina sulla torta, che poi arriva questo attestato di partecipazione. Veramente avete curato tutto nei particolari. Vado bene per Veroli? Vai benissimo. Guardate, è un viaggio meraviglioso, e per me è stato un viaggio che mi ha lasciato un ricordo indelebile. Sì, è una gara tosta, parliamo di un percorso di 44 km su 3600 metri di dislivello positivo circa. Arriviamo a Veroli, e l'accoglienza spettacolare, gli organizzatori ti fanno sentire a casa tua, è come arrivare e ritrovare una famiglia, perché poi incontri tanti atleti, tanti altri amici della zona che non vedi da tanto, abbracci, condivisione, una cena meravigliosa, e questo è un bel momento, è un momento molto importante dove si diventa quasi complici di ciò che succederà il giorno successivo. Poi alle 5 c'è l'appuntamento a Veroli. Tutti quanti ci si riunisce, saliamo in 2 pullman e veniamo accompagnati a Sora, da dove è la partenza per la gara. Alle 6 del mattino partiamo, c'è la partenza, buio, pesto, e mentre iniziamo a salire nel bosco si vede questo serpentone umano con le frontali e si vedono tutte queste luci che sembrano delle stelle. L'alba sui Monti Ernici è qualcosa di toccante. In pratica l'alba quella mattina è stata qualcosa di fenomenale, mi ha dato tanto, tanta carica, tanta energia, delle emozioni che ti portano a raggiungere il picco della felicità, che ti fanno anche venire le lacrime agli occhi, pelle d'oca, perché è qualcosa di surreale. Dopo aver superato Pizzo Deta e inizi a correre sulle creste, inizi a dire, beh vabbè, oramai la maggior parte del dislivello è fatto, perché 3.000 metri di dislivello su 20 km, la gara è di 3.600 di dislivello, allora dici, beh vabbè, quasi finita, invece no, perché poi iniziano le discese tecniche, inizi a sentire la stanchezza veramente sulle gambe. Gli ultimi chilometri sono stati abbastanza impegnativi perché le gambe oramai si erano svuotate e la discesa la senti parecchio. Però ragazzi, veramente è stata una maratona dove mi sono divertita, ho sofferto anche, non tantissimo, ho sofferto. Ovviamente come preparazione per questa maratona ho dovuto fare parecchio dislivello nei mesi precedenti su pochi chilometri. C'è la felicità dentro di noi che abbiamo concluso una gara veramente impegnativa, importante, bella, organizzata benissimo, ospitalità al 100%, non la cambierei, e quindi datevi da fare, partecipate a questa gara perché ne vale veramente la pena. Daniele Ruzzo! Gattone! Dagli! La maratona degli Ernici, dai. La Sora Veroli, oltre ad essere una gara bellissima di montagna, ha una particolarità rispetto alle altre, che è una traversata, e i veri intenditori di montagna sanno che le traversate incarnano la vera essenza dell'avventura, della montagna, e quindi io direi di viverla come un viaggio, il senso è quello del viaggio. Ciao Archimede, grazie. Aspetta che la camera la dobbiamo riportare noi. Senti, uno continua ad andare, se no questi prima li riprendiamo e non riprendiamo, Aspetta, vi devo ridare sto coso, ve lo dovete riportare. Da Ferginando? Ciao raga, sì. Ovviamente bisogna prepararsi bene, bisogna prepararsi duramente, perché oltre alla distanza c'è anche un dislivello notevole. In salita sono 3.500 metri di dislivello positivo, mentre poi c'è anche da considerare il dislivello negativo, che sono ben 3.200. È uno spettacolo, si parte da una parte, attraversi tutta una catena montuosa e dopo qualche ora ti ritrovi tutt'altro versante. È veramente un'esperienza unica. I fattori di difficoltà possono essere molteplici, oltre al livello tecnico c'è anche da considerare le condizioni meteorologiche. Mi ricordo l'esperienza del 2021, dove siamo partiti con una pioggia incessante, pioveva a dirotto, addirittura in quota, in cresta abbiamo beccato pure la calaverna, la nebbia. La parte più intensa della gara è senza dubbio l'inizio, si sale per 20 lunghi chilometri per arrivare poi su queste cime, ne ricordo qualcuna, Pizzo Deta, Monte Ginepro, bellissime una dopo l'altra, quindi insomma quando si arriva su Pizzo Deta questa punta bianca, questa cima bianca è uno spettacolo, però bisogna sudarsela. La Maratona degli Ernici non è una gara, è un viaggio che inizia nel momento in cui decidi di prepararla, perché soprattutto se non sei abituato a fare gare lunghe cambia tutto, la gestione della gara, ci vuole tanta testa. Per me era un sogno, perché ho cominciato a ottobre del 2019 e mi hanno detto che poco dopo ci sarebbe stata questa gara, ho detto magari un giorno riuscirò a farla anch'io. Quel giorno poi ho deciso che doveva essere ottobre del 2023, perché quando ho ripreso a correre dopo la gravidanza non ce la facevo, avevo un anno esatto di tempo, mi serviva un progetto a lungo termine in cui poter credere e quindi mi sono buttata in questa che all'inizio era una follia, ho trovato però un compagno di follie che è Daniele Dilli, proprio per il dislivello ho sofferto tantissimo il caldo, ho bevuto molto più di quello che in realtà bevevo durante gli allenamenti e questo ha fatto sì che poi avessi nausea e quindi non riuscissi a masticare, non riuscivo a mangiare nulla, ho mangiato solo gel. Nonostante tutto diciamo che non l'ho tenuta in gestione, non sono mai andata particolarmente in affanno, sono riuscita a evitare i crampi, che era la cosa che mi spaventa sempre un po' di più in queste situazioni, quindi diciamo che la gestione della gara è stata buona, è tra i momenti più emozionanti sicuramente parlare con Sonia Fiorini, che credo sia una donna eccezionale, abbiamo parlato tanto, mi ha raccontato la sua storia e sono veramente rimasta colpita da Sonia. Poi da Monte Passeggio in poi praticamente ho fatto la gara con Daniele Ruzzo, che è un mio grandissimo amico di trail e non solo, quindi condividere insieme la seconda parte della gara e arrivare insieme è stato bello. Alle 6, però il fatto che comunque uno si deve preparare prima, fa colazione, prende il bus per andare a Sora e lì uno inizia a capire e a metabolizzare il fatto che tra poco dovresti fare 43 km con 3500 metri di dislivello. La prima parte bellissima e notturna dove inizia a salire e dall'alto vedi tutte le luci dei piccoli paesi che ci sono di sotto con l'alba che si intravede. Poi ho visto che la gamba andava e ho detto va bene, iniziamo a spingere un pochettino di più e lì in realtà ho iniziato a soffrire, quindi già dal 13° chilometro ho avuto una battuta di arresto soprattutto dovuta al dislivello e a un blocco di digestione. Durante la gara avevo attivato il live track condiviso con la mia ragazza e gli ho detto: guarda, vieni a vedermi all'arrivo 12:30 per l'una, penso di arrivare a Veroli. Cosa mai vera, perché sono arrivato alle 15 passate con lei che mi vedeva sul live track, che stava ancora in alto mare. Come è passato? Bene. Già da un bel po', mi pare. Sì, sì, ok, sì. Ok. Preparare una gara trail non è mai semplice. Non basta allungare di qualche chilometro le sessioni di allenamento o accumulare dislivello facendo su e giù sulla collinetta di Orocasa. Quando ci si prepara per una gara trail serve prima di tutto tanto coraggio e consapevolezza, che le vette non si conquistano facilmente, che le montagne vanno scalate anche al passo, ma vanno scalate, e che questo comporta fatica. Ho corso la Sora Veroli pensandola come ad un viaggio in solitaria, io, la montagna e la fatica, elementi inscindibili. Salire fin su a Pizzo Deta è la prima grande sfida, che mette a dura prova le gambe ma soprattutto il carattere. Nulla è semplice, è lì che fa la differenza nei primi 18 km. La corsa sulle creste di Monte Passeggio e Monte Ginepro restituiscono un po' di brillantezza alle gambe, la discesa nel sottobosco fino a Civita è adrenalinica. Con la vista sulla Certosa di Trisulti, la cantina aperta è il ristoro che tutti sognano, ricco di ogni tipo di prelibatezza e caloroso a tal punto che viene voglia di fermarsi e fare festa piuttosto che proseguire. I saliscendi fino a San Giacomo sono la passerella che prepara l'ingresso in paese, dove tutti gli altri partecipanti e lo staff dell'Ernica Running ti accolgono in gran festa. È una gara che lascia grandi emozioni ed è per questo che ogni anno l'aspetto, e quando il fisico non me lo permette so che prima o poi dovrò comunque tornare sugli Ernici. Ciao, sono Carlo, anche io l'anno scorso ho partecipato alla Sora Veroli. Volevo consigliarvi di non farla. È lunga, è faticosa, è alta ed è ripida. Non partecipate. Ma se lo farete, all'arrivo sarà una grande conquista. complimenti, Mi chiamo Sonia e sono un amante del trail. Volevo ringraziare Pietro per questa meravigliosa esperienza che ci regala ogni anno, questi meravigliosi 44 km sui nostri Monti Ernici, perché è uno spettacolo bellissimo, si riescono a fare tutte le cime più importanti, salite che dire, che lasciano senza fiato, e se ce l'ho fatta io da amatoriale ce la farete sicuramente anche voi. Se devo pensare a dei momenti per me particolarmente suggestivi, il primo forse intorno alla metà della prima salita da Sora, quando ti volti indietro e vedi alle primissime luci dell'alba la città di Sora ancora illuminata con i lampioni accesi, e il cielo che si fa rosato intorno alle montagne, sullo sfondo, è veramente molto bello, è un quadro. Ma per me particolarmente bello, suggestivo, è quando si supera la chiesetta di San Giacomo verso la fine della gara, gli ultimi 7-8 chilometri. Si scollina passando accanto a quella bellissima chiesetta e si inizia a vedere Veroli davanti a te in basso sullo sfondo, e lì ti aspetta quella discesa verso Veroli che è un po' il premio, il coronamento di un percorso faticoso, una bella avventura. 45, travolta Cristina. Il numero 68. Quando si inizia a scendere dopo San Giacomo e si vede Veroli così davanti a te, è un momento, insomma, mi commuovo sempre, c'è sempre un po' di commozione. L'anno scorso la cena pre-gara è stata organizzata in un contesto meraviglioso che è il cortile interno del palazzo episcopale di Veroli, se non erro, molto molto bello, c'erano i concorrenti, i volontari, gli organizzatori, i fotografi, tutto in un clima di grande festosità, di amicizia, un ottimo menù. Nell'ultima edizione ho corso una decina di chilometri insieme a un ragazzo simpatico che avrà avuto la metà dei miei anni, infatti mi faceva pensare a mio figlio tante volte, e abbiamo chiacchierato, ci siamo un po' sostenuti moralmente l'un l'altro, perché gli ultimi 10-15 km in particolare, dopo tanta fatica, sono duri da affrontare, ci sono piccoli momenti di scoramento, e avere così un sorriso, una battuta da scambiare con qualcuno fa bene alle gambe, al cuore, alla testa. Numero 30, De Santis Massimiliano. Numero 48, Giuliani Elena. Ok, siete tutti. Finalmente!